Il match più atteso, Urbetevere, Vigor per Conti, termina 0-0, ma va bene così ai gialloblu che restano quindi ben saldi in prima posizione. Subito Vigor pericolosa in avanti con Pistillo, il primo dei suoi a cercare la conclusione, che viene però respinta con reattività da Catasta poco più tardi, quindi Pulcini guadagna il fondo, mette in mezzo questo cross che arriva fino ad Alfano, che però non riesce a tenere basso il pallone. Viene fuori anche l'Urbetevere, il primo tiro è di Di Biagio che tenta di incrociare il destro, si spegne però sul fondo la sua conclusione, poi c'è la clamorosa doppia occasione di Giovan Antonio che colpisce la traversa e poi da pochi passi non inquadra la porta, perdonando la Vigor per Conti. Ancora in avanti gli attaccanti di Mister Barba, si tratta di Turella in questa occasione che ingaggia la lotta con Barraco, poi serve di Giovan Antonio al limite dell'area, il suo destro però è impreciso, ancora una volta quindi si spegne sul fondo la conclusione dei padroni di casa. All'inizio ripresa ancora il numero 9 che cerca di rendersi pericoloso, qui però viene bloccata al volo la sua conclusione, quindi Pistillo con il calcio di punizione poco più tardi tira sul primo palo, non trattiene Catasta, Incelli quindi può alimentare l'azione, scarica fuori per Cerenza che cerca di liberare il destro, finisce però larga la sua conclusione, risponde Baldari con questo calcio di punizione bloccato in due tempi da Macor. Arriva quindi poco più tardi l'ultima occasione della gara per l'Urbetevere con questo pallone messo verso il secondo palo per la testa di Sant'Agostino che non ci arriva però con i giusti tempi. Finisce quindi la gara, arriva il triplice fischio, pallone tra le braccia di Catasta che può esultare insieme ai suoi. Questo pareggio per l'Urbetevere ha un retrogusto di vittoria.